In Valmarecchia scende la capolista Rossi, che alla vigilia vanta un punto in più in classifica rispetto ai rivali secondi di Pietracuta, ma soprattutto che arriva da uno stop inatteso i 7 giorni prima subito a domicilio col Faenza. Il Pietracuta invece viaggia a ritmo impressionante, obiettivo rimane la salvezza, ma sognare è lecito. La capolista mette in evidenza un super Salomone, il migliore dei suoi. Non è il solito Pietracuta quello visto oggi al Bindi, l'iniziativa è lasciata agli ospiti, come si vede fin dalle prime battute. Qui l'Ardire è costretto già alla presa a terra. Successivamente l'estremo di casa deve ripetersi su questo cross messo al centro da Fabri, ma il colpo di testa di Zolli viene neutralizzato. Il Pietracuta non riesce a rispondere, il Russo ci prova anche dalla distanza, mentre dall'angolo Fabri prima segue l'1-2, poi pennella al centro per la testa di Zolli che infila gli Ardini nell'angolo alla sua sinistra, 1-0 al minuto 43. Potremmo dire vantaggio assolutamente meritato. Con questo risultato le squadre vanno a riposo. Nella ripresa inizia il Salomone Show. Leardini risponde di Bacher. Il Pietracuta soffre tantissimo. Il Russi, le gambe tremano e il pallone scotta come in questo caso quando la difesa serve a Salomone, avvelenato come non mai, il pallone del 2-0 che l'attaccante scarica in fondo al sacco con tanto di ringraziamento finale. Guardate il veleno dentro Salomone, ancora lui protagonista con questo traversone che crea scompiglio alla difesa rossoblu, che regala a sua volta a Keita la sfera del 2-0, Leardini intercetta sulla linea di porta, ma poco dopo il nuovo regalo a Russi lo fa Lessi, passaggio azzardato all'indietro, Salomone in clima natalizio fa bene a crederci ricevendo il regalo meritato per la sua performance, per lui è ovviamente un gioco da ragazzi trovare il tris. Il Pietracuta vuol salvare l'onore e ci riesce trovando un gran gol dall'altra parte con Tosi, ma siamo al minuto 70, è troppo tardi per credere nell'impresa, specie se si gioca contro questo Russi che dall'altra parte con Salomone sfiora il poker. Leardini blocca come poco dopo bloccherà anche la conclusione di Gualandi, prima di arrendersi quando Salomone imbecca Zolli. Leardini compie il miracolo sul suo colpo di testa, ma nulla può sul tappin vincente di Vasumini che firma il poker. Finale con un'azione alla parte dall'alta. Fabri ci prova dalla distanza come del resto Tosi, 1-4 il finale. Prova di grande forza la capolista che dimostra che col Faenza è stato semplicemente un passo falso. Il Pietracuta esce nettamente sconfitto, tanti regali natalizi concessi dalla formazione di Fregnani agli avversari, sperando che dato il periodo i prossimi regali natalizi siano a proprio favore.